Italia Più Comunicazione e Radio Nostalgia presentano Made in Tuscany. Le aziende si raccontano. Buon pomeriggio, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Nuovo appuntamento con Made in Tuscany. Le aziende toscane si raccontano ai microfoni di Radio Nostalgia. Oggi parliamo di un'azienda che è al centro dell'artigianato toscano. Stiamo parlando di Savio Firmino e con noi c'è il direttore commerciale Gregorio Savio. Buon pomeriggio Gregorio. Buon pomeriggio a tutti. Allora Gregorio, come e quando nasce l'azienda Savio Firmino? Allora, l'azienda Savio Firmino nasce ovviamente come una bottega e fu mio nonno ad impiantarla nel 1941 a Firenze. Era un'epoca, come tutti sapete, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, però le prospettive all'epoca sembravano buone, in quanto nel 41 l'Italia stava vincendo la guerra. Poi le cose sono andate diversamente, ma per fortuna per l'azienda no, e mio nonno è stato molto lungimirante in questo. Ma come si è sviluppato il lavoro, il business negli anni? Allora, all'inizio il lavoro delle botteghe era incentrato soprattutto su ordini che provenivano da commesse per fare, diciamo, alcuni pezzi. Poi c'era il collettore che univa tutti i prodotti di queste botteghe e andava dal cliente finale, che solitamente erano le famiglie importanti di Firenze e della zona. Via via il business si è allargato, noi siamo passati anche in momenti in cui producevamo praticamente soltanto cornici e specchiere, perché la richiesta di mercato era molto grande in Europa, altri periodi che siamo riusciti a vendere addirittura in Sudafrica, fino negli anni 90 poi ad allargarci a tutto il mondo. Adesso i mercati principali sono la Russia, i paesi arabi, gli Stati Uniti e stiamo anche l'Europa ovviamente, stiamo anche tentando di entrare nel mercato africano, che è un mercato piuttosto complicato, ma nonostante tutto ci sono clienti molto abbienti, che però hanno bisogno di un servizio completo, cosa che fortunatamente riusciamo a dare anche a livello di progettazione. Qual è il segreto del successo? Perché insomma gli anni sono veramente tanti di attività di Savio Firmino. Ma il segreto del nostro successo è stato la fortuna di avere in mio padre un designer che riusciva a cogliere, pur nella classicità del prodotto e anche della linea, il passare del tempo e quindi anche riuscire a sposare il suo design con quelli che sono poi le necessità di una vita moderna. Gregorio, quanto è importante l'artigianato in questo momento storico molto particolare? Noi riteniamo che l'artigianato sia molto importante perché riesce a trasmettere l'umanità, la personalità che un prodotto può avere. Adesso con l'avvento delle stampanti 3D la gente penserà ma ormai non c'è più bisogno di un'azienda che produce delle suppellettili, dei mobili, delle cose. Noi riteniamo che questo sia un approccio sbagliato, pensiamo che invece c'è ancora molto bisogno di design e molto bisogno anche di manualità artigianale, perché quello che possono fare le macchine l'uomo l'ha sempre fatto meglio, ricordiamocelo, con più tempo purtroppo, ma molto meglio. Gregorio, grazie per essere stato con noi. In conclusione, se vuoi ricordarci i tuoi canali social, il tuo sito internet. Molto semplice, saviofirmino.com. Ovviamente siamo su Instagram, su Facebook e su YouTube, abbiamo anche un canale YouTube Savio Firmino dedicato, dove ci sono molti video interessanti, fra l'altro anche delle belle novità, se volete andare a vedere. Grazie per essere stato con noi, al direttore commerciale Gregorio Savio di Savio Firmino, e alla prossima, in bocca al lupo. Crepi, grazie a tutti voi. Made in Tuscany torna fra 7 giorni, sempre qui su Radio Nostalgia. Ciao! Made in Tuscany, le aziende si raccontano.